Buonasera a tutti, grazie per essere venuti. Diamo il benvenuto al signor Paolo Del Pino, l'autore del libro che presentiamo questa sera, e parliamo del caso irrisolto, giallo edito da Todaro Edizioni, un giallo moderno, un giallo che parla di criminalità organizzata, che parla di crimini di droga, che parla di appunto di criminalità organizzata in Nord Italia. Protagonista del libro una ispettrice di polizia, e personaggio insolito. Insolito, Dio, può darsi, adesso ci sono altri autori e autrici della Collana di Todaro che scelgono come personaggi principali donne, e per esempio Paolo Sironi, che ha fatto una presentazione anche qui qualche tempo fa, aveva scelto un personaggio che non era direttamente, diciamo, coinvolto nelle indagini, nel senso che non era diciamo un ispettore di polizia né una come dire un'investigatrice privata, ma però collaborava con un fratello il quale invece sì svolgeva questi compiti, e i casi li risolveva lei, non volendo farlo, diciamo, perché non aveva nessuna intenzione di suo per fare questo tipo di lavoro, ma invece mi si trovava coinvolta. Nel mio caso, nel caso della mia ispettrice, che si chiama Silvana Santi, e lei invece è direttamente operatrice. Io ho scelto un personaggio femminile perché sostanzialmente lo trovo più intrigante. La mia paura era, scegliendo un investigatore, un poliziotto di genere maschile, di cadere su tanti modelli che ci sono e sui quali quindi avrei rischiato di fare delle cattive imitazioni. E da quel punto di vista lì, allora, questo garantiva più, come posso dire, garantiva più libertà di movimento. Poi c'è anche il capo di questa ispettrice, che invece c'è chiaramente un commissario capo, è un uomo, e lì ho cercato di caratterizzarlo come un romano emigrato a Milano, che quindi conserva di Roma la parlata, anche se chiaramente non è magari la parlata di Trastevere, ma che comunque lo caratterizza in questo senso. Quindi questo è un po' il... E poi c'è un altro collega dell'ispettrice, che invece è di Parma, e quindi lei è contornata da queste due figure, anche se è lei, diciamo, il personaggio principale. Diciamo che la cosa che ho trovato più interessante, cominciando a leggere il libro, è il fatto che, più che la criminalità, in questi casi qua ci sia addirittura un contorno di ostruzionismo tra i vari corpi di polizia, guardia di finanza, carabinieri. Diciamo che c'è una sorta di competizione sempre in atto, che nel libro è molto presente. Addirittura si sembra mettere più i bastoni tra le ruote alla protagonista per risolvere il caso, piuttosto che il caso in sé, poi, alla fine. Sì, questo discorso nasce dal fatto che va bene, senza voler raccontare la trama, tuttavia accennando per sommi capi, la questione comincia con la scoperta di una partita di droga, diciamo. E su questo caso, questo traffico di droga, sta già indagando la finanza. Casualmente l'ispettrice si trova coinvolta perché sta facendo un posto di blocco e ferma un'auto che a quel punto lì risulta trasportare 20 kg di cocaina. Di qui c'è un meccanismo per cui è vero che quell'indagine è stata la finanza, però è anche vero che i primi a capitare sul campo sono quelli della polizia. E di qui nasce poi questo rapporto conflittuale che la giudice incaricata di coordinare le indagini si trova poi anche a dover sbrogliare, perché i due corpi di polizia spesso non collimano
nelle loro conclusioni. Quindi questo è un po' il... D'altra parte ci sono, va bene, questo casi, sono stati casi clamorosi, sono ancora, ma quello del bandito Giuliano, che tutti ricorderete, era nato e si arricchiva particolarmente da questo conflitto tra polizia e carabinieri, che avevano entrambi i loro confidenti all'interno della banda, ognuno dei quali ovviamente giocava un ruolo che confliggeva non solo con magari altri membri della banda, ma che metteva anche in discussione il rapporto tra le due polizie e il coordinamento delle indagini. Ma questo era, mi sono un po' ispirato, diciamo, a memorie di questo tipo per mettere in atto questo tipo di meccanismo. È un po' anche un filo conduttore, diciamo, della storia, questa specie di conflitto, diciamo, di difficile rapporto fra i due corpi di polizia. E mentre per quanto riguarda la criminalità organizzata, nel libro viene anche citato Gomorra di Saviano. Certamente, perché è un caposaldo, diciamo, è un caposaldo per quello che riguarda l'ambientazione, per quello che riguarda posso dire anche la spiegazione di determinati meccanismi, di come si agiscono, di come l'andrangheta in questo caso, ma pure la camorra, ben lungi dall'occupare solo posizioni diciamo nel sud Italia, dove c'è il controllo del territorio, così via, sono ovviamente sciamate, hanno finito per occupare buona parte diciamo anche dell'attività economica e finanziaria nel nord. E questo è un qualche cosa che ricordava Saviano abbastanza recentemente, che al sud si conosce, si ha veramente la sensazione di avere la presenza della camorra, dell'andrangheta in casa. Nel nord, anche là dove ci sono fenomeni di questo tipo, la coscienza di questa presenza è assai inferiore, e questo purtroppo favorisce naturalmente l'infiltrazione di queste queste mafie all'interno del tessuto economico e finanziario e anche sociale del territorio del nord, insomma. Quindi questo secondo me è un qualche cosa di preoccupante. Nel mio libro vi si accenna, diciamo, i rapporti, non si va su precisi fatti di cronaca, voglio dire, da questo punto di vista non ho approfondito. Altri sono, voglio dire, più puntuali nel denunciare determinati fatti, determinati anche luoghi in cui queste cose avvengono, nomi a cui si fa riferimento. Io mi limito a uno scenario, diciamo, da questo punto di vista. Il primo giallo scritto da solo, mi accennava prima a un giallo scritto invece a più mani. Com'è la differenza tra scrivere da solo e invece... Dunque, no, il primo giallo, che è stato convertito a 10 mani o 5 mani, come si vuole, sempre nella colonna della Todaro, si chiama Il Civico 6, ed è una storia di una casa di ringhiera. A Milano ce ne sono ancora, diciamo, anche se magari ristrutturata e rimessa a posto, ed è una storia ambientata in un condominio. E questo l'ho scritto insieme a quattro coautrici. È stata una gara molto dura, perché, voglio dire, da un lato già determinare una trama, già avere presente un filo conduttore comune, personaggi inclusi e così via, è difficile. Poi ognuno ha la sua maniera di scrivere, infatti nella stesura finale è stato prima io e poi Marzia Pinocchi, che è l'altra direttrice, a curare la definitiva messa a punto. Tutto poi passato al vaglio di Tecla Dozzi, ovviamente, si è bastonato in mille maniere. No, quello che mi è servito di questa esperienza, a parte insomma, la prima esperienza di pubblicazione, è il confronto poi con queste quattro signore, che ovviamente avevano un modo di intendere, un modo di vedere radicalmente diverso dal mio. Io sono anche più vecchio della comitiva,
E questo credo mi sia servito anche per delineare certi tratti e caratteri femminili, magari non scientemente, ma che devo averli trasportati più o meno nel mio personaggio di Silvana Santi. Quindi da questo punto di vista qui è anche stata una cosa molto faticosa, direi che è servita, insomma. Ecco, questa è stata la prima esperienza, diciamo, editoriale. Questo invece era nato come un racconto, quindi più breve, e poi è stata una collega scrittrice, ma perché non provi a fare da questo racconto un raccontone, poi un romanzo? Non sono capace, no, prova. E in effetti sì, cioè, poi, se ci sono riuscito dovrà dirlo ovviamente chi legge, perché lo scrittore è sempre molto soggettivo, nel bene e anche nel male, nel senso, una volta lo rilegge, però altre volte da rifare tutto, no? Sono sentimenti altalenanti nei confronti di quello che si è fatto. Quindi comunque scrivere da solo ha una maggiore libertà. Sì, maggiore libertà, ma anche, diciamo così, meno stimoli. E quindi da quel punto di vista lì manca qualche cosa, se vogliamo, no? È più facile, nel senso che uno riesce a raccogliere meglio idee, riesce a fare una stesura magari più coerente, mentre invece nella scrittura collettiva bisogna magari cercare di correggere determinate forme, ma rispettando però in qualche modo, sforzandosi di rispettare quello che hanno scritto gli altri autori o autrici. Ecco. Tendenzialmente tenderei a chiedere da solo, però per dire abbiamo in cantiere una seconda opera, vedremo come andrà, se riusciremo a farla quadrare, insomma, perché è un lavoro ovviamente più lungo, insomma, più lungo e più complesso. Sempre un giallo? Sì, è sempre un giallo, che parte sempre, questa è la seconda storia, là sempre nello stesso condominio in cui sono svolte le scene dell'altro, perché lì abbiamo identificato questo personaggio di questa casalinga che si chiama Regina. Infatti come autore nel Civico 6 c'è Regina, dice, no, ci ha detto Tecla Dozio, se cominciamo a mettere tutti i vostri nominativi riempiamo tutta la copertina, non va bene. Avete scelto questo personaggio, mettiamo a nome di questo personaggio, figuriamo tutti sotto Regina, per l'appunto. E in questo caso sono da solo, mettiamo il mio nome. Com'è orare per te che la donna, visto che abbiamo toccato? No, diciamo così che in questo caso, in questa personale esperienza, perché Tecla sta in una collocazione particolare, sta in Garfagnana, in una frazione di una frazione, Casette di Alebbio, che è una frazione di Fivizzano, nel comune di Aulla, quindi è un po' recondita anche come collocazione. E, no, abbiamo impiegato direi un giorno e mezzo per fare la revisione del testo. No, lei è molto brava, è molto accurata e molto puntuale. Naturalmente, come tutte le persone di un determinato carattere, è non intollerante, è intransigente, nel senso, intransigente sulle forme con cui uno si esprime, e sia anche sul meccanismo della trama. Lei è, come dire, estremamente anche pignola, se vogliamo, nel rilevare anche le discrasie in cui si incorre. Quindi da questo punto di vista qui è un'ottima edito. Poi, ecco, lì naturalmente c'è anche un discorso di carattere. Ci sono alcuni colleghi scrittori che sono più, come dire, più duri nel rapporto, un po' più attaccati a determinate convinzioni. Io, voglio dire, mi considero appunto un esordiente, quindi a quel punto di vista lì mi faccio anche guidare, cioè riconosco la correttezza di determinate osservazioni. Tanto per dirne una, nella mia prima stesura, la Silvana Santi non aveva una vita privata, la sua vita privata, i tracci di vita privata, e anche trovava un gatto e si tirava in casa un gatto, insomma.
E su quello dice, ma come? Ti limiti lì? No, devi... È vero, cioè, quindi ci ho lavorato sopra, quindi, su questo poi dopo la cosa è riuscita. Però, voglio dire, ci sono delle particolarità sulle quali lei insiste, perché si tratta di rendere la storia anche più leggibile, la storia più chiara, e secondo me vale la pena di seguirla. Naturalmente poi ci sono alcune cose su cui uno rimane di determinate opinioni, e dall'altra parte è compito dell'editore quello di arrivare a una stesura finale, diciamo, questo. Per quello che riguarda il rapporto con Tecla Dotti, considero positivo, insomma, naturalmente con queste, come posso dire, anche diversità di valutazioni e così via, insomma. Ecco, dovendo inventare un po' di vita privata dell'ispettrice, alla quale non avevo pensato, questa ispettrice che deve fare, indaga, lavora, poi, no. Ma poi dopo invece, ecco, un suggerimento, dico, inventiamoci un hobby, e mi sono venuti in mente gli scacchi. E io poi lì sono riuscito a trovare un parallelo con delle situazioni, con delle figure, diciamo, degli scacchi che in qualche maniera la influenzavano nelle indagini, perché la facevano trarre determinate conclusioni su come si erano svolti i fatti, che avevano delle similitudini. Da quel punto di vista, quindi, è servito, come dire, introdurre qualcosa della dimensione del privato, qualcosa che però, ecco, avesse attinenza al meccanismo della storia. Un meccanismo che secondo me ha funzionato nel momento in cui poi uno si immagina sempre il detective o comunque l'investigatore portato per queste cose qua. Lei ammette la sua totale inadattezza al gioco degli scacchi, perché è un'impulsiva. Sì, lei è un'impulsiva, quindi non sa giocare a scacchi, cioè, però cosa fa? Segue le partite dei grandi maestri. E da cui mediamente si impara, cioè, uno va su YouTube, trova decine di partite commentate di grandi maestri, allora sì, se ha la pazienza poi di applicarsi impara anche. Ma lei quello che rimane soprattutto sono, voglio dire, determinate coincidenze per quello che si verifica nel gioco di scacchi e quello che si verifica un po' su quello che le capita sotto gli occhi. È un po' dell'intuizione, diciamo, strane, trasversali, perché qui, adesso lo leggete, lo vedrete, non c'è, sono un po' di colpi di scena, diciamo, nel corso della storia. Quindi chi indaga, lei ma anche i colleghi, non ha fin dall'inizio un'idea precisa di perché è successo questo e poi dopo perché è successo quest'altro. La storia procede in un ritmo che vi obbliga a rincorrere. E quindi non ci troviamo di fronte a tipo Sherlock Holmes o il detective dell'Agatha Christie, cui adesso mi sfugge il nome, mi tornerà in mente, Hercule Poirot fin dall'inizio capisce che è il colpevole. E mossa successiva, infatti, è abbastanza facile di solito indovinare quello di Hercule Poirot, perché la tecnica capisce immediatamente che è colpevole. Per scoprirlo lo chiama sempre a collaborare con lui, e questo è un meccanismo che, io dico, se viene ripetuto dopo sì, in qualche modo si svela. Insomma, invece qui no, qui loro indagano perché sono capitati dentro una storia per caso, e si trovano a rincorrere i fatti. La soluzione arriva con un colpo anche di fortuna, diciamo, che capita all'ispettrice, insomma. Quindi un po' fino alla fine loro non sono in possesso di una teoria che spieghi gli eventi. Questa è un po' una scelta, insomma, vedere un po' come un film, in qualche modo, in cui sono gli eventi che dominano e non le teorie. C'è una specie di puzzle senza la figura di riferimento, cioè nel senso che metti insieme i pezzi e poi alla fine vedi. Dunque, no, non è che, beh, un puzzle, sono, diciamo, no, le scene sono
come dire, conseguente, nel senso ciò che capita, adesso c'è fondamentalmente il ritrovamento di due cadaveri, poi il ritrovamento di un'auto che ha compiuto una rapina, che però viene trovata senza rifurtiva, poi dopo invece il ritrovamento di questa rifurtiva, adesso lo dico molto in generale, sono tutti legati, quindi non sono, voglio dire, storie tipo Ed McBain, per intenderci. Ed McBain racconta tre o quattro storie nel suo romanzo, no? Poi si incastrano anche, ma vabbè, lì ci vuole poi anche un'abilità particolare e una padronanza del linguaggio molto forte, perché se no si rischia di far perdere il quadro d'insieme. No, qui sono gli direttori, si insegue una pista di droghe e di rapine, voglio dire. Quindi non deve preoccuparsi, sono un po' scene, diciamo, staccate, non sono conseguenti, prima una cosa, dunque poi l'altra, no, questo è nella ricostruzione finale, si presentano come sviluppi apparentemente non spiegabili, diciamo. Ma ricalcano forse di più il lavoro reale della polizia o dei carabinieri, cioè non è che comincia a lavorare su una cosa e non ne capita altra, la criminalità dice ah no, sono occupati, torneremo. No, d'accordo, adesso è qui, è possibile, adesso non ho esperienza in materia per poter dire come mediamente procedano le indagini, come si sviluppino i fatti. Qui la mia scelta è stata quella di buttarli dentro la storia, di non avere un... ed è una storia con neanche tanti precedenti, cioè chi era Tizio, chi era Caio, ci sono altri autori quali un po' fin dall'inizio proiettano, diciamo, una sorta di trama, cui ci sono degli antefatti e il problema rimarrà quello di spiegare dove hanno portato le cose, ma ci sono degli antefatti certi, ci sono degli interpreti certi, ci sono dei caposaldi. Qui è una cosa piuttosto, come dire, nebulosa, se vogliamo, ecco. E quindi, cioè, questo confesso anche perché io ho orecchiato un po' di storie lette, non so come ha letto Gomorra, altri autori, ma non sono andato sul dettaglio a seguire la scia di determinate indagini e da lì partito per ricostruire la mia, no, ci vuole più studio, più applicazioni, da questo punto di vista lascio desiderare.